Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Questo 2022 continua a portare novità, non solo quella di oggi che andremo a recensire, ma ce ne sono diverse a lungo termine. Si è concluso da poco il CES 2022 e ho rivolto la mia attenzione sul brand JBL, che porterà davvero tanti modelli nell'arco di questo anno e spero di recensirne il più possibile. Ma parliamo però di Bose. Il titolo era un po' provocatorio perché la Bose c'è sempre stata, però da parte mia ho continuato sempre a consigliare il primo e l'unico che mi è rimasto impresso, Soundlink Mini, sugli speaker portatili, perché poi sì, sono usciti nuovi modelli che suonavano anche bene, li trovate sul canale. Però a fronte del prezzo decisamente più alto e a fronte della non qualità sonora, però della caratteristica sonora, per me quello che identificava il marchio Bose in portabilità continuava ad essere il Soundlink Mini. E parlo già al passato perché la Bose con questo Bose Flex ha voluto un po' rivoluzionare quella fascia di speaker che hanno decisamente un costo più basso, però portano un'esperienza secondo la Bose straordinaria. Ma non voglio spoilerarvi altro, vi invito a guardare tutta la video recensione. Io vi ringrazio per il like, iscrizione, condivisione e se vi va qui sotto alla fine del video di acquistare uno dei prodotti in test oggi, vi lascio i link sempre aggiornati a Amazon al prezzo più basso. Al di là della confezione, del cartonato veramente curato e di un certo effetto, all'interno abbiamo una dotazione povera, anche perché lui non ha estensioni micro SD o addirittura l'ingresso jack, ma soltanto una Type-C per ricaricarlo. Peso e dimensioni, beh, strizzano l'occhio alla portabilità. La Bose ci tiene particolarmente a rimarcare questo aspetto. A livello estetico non mi fa impazzire, forse una colorazione diversa avrebbe dato un risultato migliore. Mi piace però la parte dei materiali, la parte costruttiva, che ha questa sorta di silicone leggermente vellutato di ottima qualità, che di pro offre un ottimo grip, di contro invece è una vera calamita per la polvere, però in compenso non rimangono impronte. Integra una griglia in metallo, però che ha un trattamento con una vernice speciale, che non dà solo l'impermeabilità allo speaker, ma anche una durata, secondo la Bose, nel tempo. E di impermeabilità ne ha davvero tanta, ma non temete, perché lui a fondo non ci andrà mai, visto che galleggia. E se la portabilità non è di certo un problema su questo Flex, non lo è nemmeno il lato funzionale. I tasti sono riposti tutti sulla parte superiore, questa console che ha bisogno anche di una certa pressione per farli attivare, di pro di certo non avremo tocchi accidentali e ci permettono praticamente di fare tutte le operazioni, compresa quella con un click prolungato di aprire il nostro supporto vocale. Questo ci fa capire ha integrato un microfono e ci tiene particolarmente a sottolineare questo aspetto con un microfono di qualità. E io posso solo confermarlo che se non ci allontaniamo particolarmente dallo speaker, il nostro interlocutore durante una chiamata ci percepirà con una qualità da fisso. Seppur ritengo che un'applicazione dedicata sia un valore aggiunto, sono un po' contrariato dalla scelta Bose perché l'applicazione stessa è rimasta invariata. Nel tempo non porta decisamente, non ha portato nessuna miglioria, non c'è un equalizzatore, anche se poi la Bose dice no, non ce n'è bisogno perché ha una sorta di automatizzazione dell'EQ integrato in questo speaker. Tuttavia è misera anche di altre funzioni, se non quelle riservate solo, e questa forse è una
abbastanza comoda, di poter variare la tempistica, se vogliamo mettere una sorta di sleeper, farlo spegnere automaticamente, oppure quella di poter collegare in modalità party, e lui è compatibile anche con speaker più vecchi, così come è compatibile anche per la modalità stereo e divide perfettamente canale destro e sinistro. Manca un player musicale integrato nell'applicazione, in realtà c'è, però non capisco perché continua, gli ingegneri non riescono a risolvere questa situazione, continua ad avere quella funzionalità che prima si deve far partire il nostro player musicale esterno del nostro telefono o smartphone, automaticamente si va a interfacciare dentro l'applicazione. E se non sono rimasto particolarmente soddisfatto dell'applicazione, non lo sono nemmeno per alcune scelte di Bose, una in particolare, quella di inserire un Bluetooth di tipo Batteria al 4.2 nel 100%, connessa 2022. In verità non porta 0. nessun svantaggio all'atto pratico, è veloce, ha il primo aggancio e successivi riagganci, anche la portata si spinge nei 10 metri in campo aperto e per assurdo va bene anche per la riproduzione di film e video, è perfettamente sincronizzato al labiale, ma ribadisco, non condivido di inserire qualcosa che ormai è già vecchio, mentre va meglio sul lato della batteria. La Bose, sapete, scrive davvero poco, non so la quantità integrata in questo speaker, non raggiungo le 12 ore dichiarate da Bose, ma posso assicurarvi per certo che superate le 7-8 ore anche a volumi abbastanza sostenuti. E per queste dimensioni è comunque un risultato apprezzabile anche per la potenza che poi emana lo speaker. E prima di andare alla prova audio, tocchiamo un attimo i driver interni. La Bose, sapete, mantiene sempre segretissimo i wattaggi e alcuni aspetti tecnici dei driver integrati. Anzi, quest'anno sono sorpreso perché sul sito inserisce un video e vi dico in verità che non ho grandi aspettative perché è costruito in modo semplice, c'è un unico driver attivo riservato alle frequenze alte e medie e due radiatori passivi contrapposti per andare a riprodurre quella dei bassi. In verità, Bose spinge tanto sulla tecnologia integrata all'interno, un DSP proprietario per andare a processare sempre nella maniera corretta la riproduzione audio, addirittura riesce a capire come lo stiamo ascoltando. Tuttavia, vi invito ad inserirvi un paio di cuffie o alla peggio un paio di auricolari perché oggi più che mai vanno carpiti alcuni aspetti. Io vi ho messo più tracce audio e più generi, ci metto sempre il microfono professionale e poi ci vediamo per le conclusioni. E io vi ringrazio come sempre per il like, iscrizione, condivisione e se vi va alla fine di acquistare uno dei prodotti di oggi, i link sempre aggiornati Amazon al prezzo più basso li trovate qui sotto.
siamo giunti alle conclusioni. Non posso fare a meno di omettere una precisazione. L'XB30 che custodisco gelosamente e che identifica la vera serie XB rivolta ai bassi soffre particolarmente su generi più elaborati, l'avete percepito, i medi sono sempre troppo avanti e danno anche fastidio. Tralasciando questo aspetto, fa parte di un'altra storia di altri tempi, tenevo a sottolinearlo proprio che la serie XB e questo modello in particolare, i suoi successori non mi hanno entusiasmato allo stesso modo, portasse l'esperienza migliore sul lato dei bassi. Ma andiamo a parlare di questo Bose Flex. Davvero mi chiedo come la Bose riesca a portare una qualità del genere in queste dimensioni e con un unico driver. Miracoloso, oserei dire. Faccio veramente un complimento agli ingegneri di Bose perché ci hanno messo tanta tecnologia, è questa che fa la differenza per poi riportare un'esperienza audio di questi livelli. Lui è davvero straordinario per quello che riesce poi a riprodurre nel range di tutte le frequenze. Non solo si caratterizza di un basso che finalmente mi riporta indietro al Bose Soundlink Mini, ma anche su alti e medi. Porta veramente tanta quantità del dettaglio, si posiziona l'aspetto sonoro sempre nella maniera giusta, forse al 100% satura un po', ma non ci sono distorsioni, ma si piazza anche al di sopra del Soundlink Mini perché lui porta sicuramente un notevole step di volume, certo non è dirompente per le dimensioni, ma sicuramente più elevato del Soundlink Mini, però riportando la stessa esperienza di ascolto, la stessa immersività, fa quasi impressione in queste dimensioni come riesce ad enfatizzare, a dare una certa profondità, spazialità a tutta la scena sonora, non solo quella dei bassi, e soprattutto ad avere quello a cui io tengo particolarmente a specificare in tutte le mie video recensioni, ad avere una consistenza, una forma del basso. Si possono anche preferire bassi più dirompenti, più potenti, però poi se non hanno una definizione precisa, secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Ma detto questo, aspetto i vostri commenti qui sotto, se avete avuto esperienze dirette, che ne pensate della video recensione. Io vi ringrazio per il like, iscrizione, condivisione, e se vi va di acquistare uno dei modelli, qui sotto vi lascio i link sempre aggiornati Amazon. Forse l'XB30 non lo troverete perché ormai è fuori produzione, ma di sicuro i due Bose qui al prezzo più basso Amazon. E qui vi lascio la pagella di questo Bose Flex di Jamister, quindi vi dà appuntamento alla prossima video recensione.